visto è il primo svuota spesa fatto proprio in grande con la videocamera. Quindi è da tantissimo tempo che io non faccio uno svuota la spesa, sono andata all'Ocean e quindi vi faccio vedere un po' tutto. Vi faccio vedere proprio un misto, sia quello che hanno preso mia mamma per la famiglia e sia quello che ho preso io per me. E ovviamente all'Ocean c'erano tantissime tantissime offerte, quindi approfittatene. Andiamo qui. Allora, io ho preso la mia tagliata di petto di pollo. Eccola qui, è dell'Aia, che sapete che io l'adoro. Costicchia un po', però, per i pranzetti veloci. Infatti adesso ancora non mangio, sono le 5. Allora, per i pranzetti veloci, top. Poi ho preso la mia dorata pasta filo, io la trovo all'Ocean, questa qui, i valori sono troppo buoni, mi piace per fare una pizza fitta, oppure dei fagottini, troppo troppo buona, quindi se la trovate prendetela. Vabbè, mia mamma ha preso questo qui della Pan degli Angeli, che è uno tipo sciroppo per fare tipo guarnizioni, queste cose qua, al cioccolato, ma vabbè. Io ovviamente ho preso l'oro, i saltimbocca che sapete che ogni tanto mi piace anche a scuola per non portare il classico panino. Questi qui sono buonissimi, ve li faccio vedere. Sono queste qui, le vie del grano, molto buoni. Poi in super offerta a 1 euro stavano questi qua che sono i michetti della Mulino Bianco. Ogni volta che stavano a 1 euro io li prendo, infatti anche l'altra volta li presi che stavano a 1 euro. Sono troppo troppo buoni. Poi vabbè, abbiamo preso mela, le mele. Non vedete tanta frutta perché comunque, cioè specialmente non vedete tanta verdura, scusatemi, perché comunque mia nonna c'ha l'orto, quindi ci dà le cose. Oppure di solito la prendiamo fresca dal fruttivendolo, per questo non le vedete. Abbiamo preso un bel paccone di mele, io ho preso le patate dolci che le trovo solo all'Ocean. Poi abbiamo preso le carote, poi ho voluto prendere queste qui, che sono Barilla penne di lenticchie rosse. Mai provate? Appena l'ho visto ho detto no, le devo prendere, cioè guardate i valori. Hanno per 100 grammi 335 calorie, 2 grammi di grassi, 47 di carbo e hanno 25 grammi di proteine, perché ovviamente lenticchie. Infatti ho detto no, la devo troppo provare. Vabbè, mamma ha preso questo che è formaggio, non so neanche che tipo, perché sapete che a me il formaggio non piace per niente. Poi sicuramente anche loro stavano in offerta e ha preso mia mamma, che sembra un po' il pacco della Barilla. No, vabbè. Comunque, questa marca, cioè questo marchio russo, si chiama così. Vabbè, ha preso 2 pacchi di pasta. Poi abbiamo preso questi, che è un po' per tutta la famiglia, perché li utilizzo anche io, della Kellogg's Special. Sono i classici, infatti il pacco è quello grande. Vabbè, mia sorella ha preso per lei la mattina questi cornetti della Bauli, 2 confezioni, perché stavano anche loro a 1 euro. Lei la mattina mangia questo. E ha preso anche le Kinder Brios al latte, molto buone. E poi ha preso queste qui, della Gran Cereale. Sono delle barrette con 5 barrette di cereale, grano, mandorle e semi di zucca. Lei impazzisce per queste barrette, infatti ogni volta che andiamo le prende, sono molto buone. Poi ovviamente ho preso, questa volta non ho preso la Coca-Cola Zero, ho preso la Pepsi Zero, la devo provare, stasera la proverò. Poi ho preso, cioè no, ho preso, hanno preso della Mulino Bianco queste crostatine al cacao, anche le crostatine ad 1 euro, infatti mamma subito le ha prese. Io ho preso 2 confezioni, anche queste qui stavano ad 1 euro, perché comunque per la scuola, specialmente per la scuola, mi servono. Poi queste qua sono le salvettine umidificante, multiuso, detergenti e rinfrescanti. Sinceramente mi serve qualcosa per detergere le mani, perché a scuola non c'è neanche il sapone, quindi meglio usare l'oro, una cosa molto pratica. Poi guardate qui cosa c'è. Allora, vi porto proprio nel dettaglio. Ho fatto proprio una super scorta perché non riesco a parlare. Ho preso questo yogurt greco autentico Delta al caffè della Yomo. Sinceramente io l'ho preso perché guardate i valori. Calorie per 100 grammi 92, grassi 0,1, poi carboidrati 14 e proteine 7. Sinceramente l'ho preso per cambiare un po', sapete che io li prendo, perché sinceramente tipo quando io le metto per fare i pancake,
Quindi il pancake in sé per sé già è super proteico, quello che faccio io, mi serve giusto quella coccola in più, come per spezzare metto lo yogurt, ovviamente fruio, faie, questo qui a caramello, poi ho preso questo altro qui, oh, mai visto, Pavlaxi, boh, voglio comunque, ho preso uno yogurt greco 0%, poi ho preso due confezioni di fiocchi di latte, Exquisia Fit Line, fiocchi di latte freschi con yogurt, 100 grammi, 85 calorie, 3 grammi di grassi, 1 di carbo, 13 di proteine, ho preso due confezioni, poi della Nestlé ho preso due confezioni di formaggino mio, che io di solito le faccio o con la pastina o mi piace, quindi, oppure tipo nel toast. Troppo buoni. Poi ritorniamo ai yogurt. Ho preso quest'altro qui al miele che non l'avevo mai provato, al miele mi mancava, quindi ho preso miele, stavano in offerta a 1 euro, infatti, perciò avete visto tutti questi yogurt. Questo, se non mi sbaglio, su 80 centesimi, questo 65, 80 centesimi, non ricordo. Questi 1 euro. Poi ho preso questo Müller, mi ricorda troppo l'estate. Passione alla greca pistacchio. Mamma mia, raga, questo è fenomenale. Fruio alla banana, mai provato. E poi ho preso questo qui della Soya Sun, che è, eccolo qui, alla vaniglia. Volevo troppo provarlo, infatti, subito l'ho preso. Ah, eccolo qui che mette a fuoco, brava bimba. Allora, per 100 grammi ha 74 calorie, 2 grammi di grassi, 9 di carbo e 3 di proteine. È basso di proteine, ma sinceramente è il solito discorso. Poi ho preso questo qui, che è sempre alla stracciatella. Sapete, il fruio alla stracciatella è il mio preferito. Infatti ne ho preso un altro. Poi, yogurt vi ho fatto vedere tutto, sì. Oh. Mamma ha preso due Philadelphia. E poi ho preso questa Philadelphia Active e Philadelphia con yogurt alla greca. E poi passiamo di qua. Ho voluto prendere, no, raga, ho detto, devo prendere un altro mix della Müller. Io non mangio un mix della Müller da tanto tempo, però a volte ci sta la sera, mi avanzano i macros, ho tanti carbo o anche le calorie. Allora che faccio? Mi mangio uno yogurtino e questo qui è variegato. Yogurt, vabbè raga, metterà mai a fuoco, vabbè, yogurt alla vaniglia e topping all'amarena, appena l'ho visto ho detto no vabbè devo prenderlo, sinceramente non ho controllato neanche i valori, allora stanno scritti qua lo sfizio, allora per 100 grammi hanno 104 calorie, 2 grammi di grassi, 17 di carbo e 3 di proteine. Vabbè, ci sta. Poi, vabbè, mamma ha preso questo brodo classico e poi ha preso per lei questo qui, Fit Line. Mi ha fatto, ma va bene, ho detto, boh, visto che comunque loro sono tanti che mangiano gli yogurt, ho fatto, vabbè, prenditi questo qui, di questo marchio qua, meno 50% di zuccheri e ci sono vari gusti. Eccoli qua. Ovviamente non è come questo, però ci sta. E quindi, raga, io penso di avervi fatto vedere tutto. Questa è stata tutta, tutta, tutta la mega spesa. Scusatemi se mi sono un po' impappinata e che andando veloce. Ho un po' fame, quindi vabbè. Poi alla fine i prodottini, bene o male, sono sempre quelli. Quindi mi sono impappinata un po'. Ma era da tantissimo tempo che non facevamo uno svuota la spesa. Questa è la mia parte preferita, ma non si nota, vero? Quindi adesso da domani mattina posso iniziare a rifare i pancake, quindi seguitemi su Instagram per vedere tutti, tutti, tutti i miei pancake e tutte le mie colazioni. E quindi niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi stavo impappinando di nuovo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!